Intanto un caro saluto al dottor Valli e un abbraccio infinito da tutto il mondo di Accademia della Libertà, perché proprio l'articolista non ci sono parole per qualificare quello che ha scritto. E infatti volevo sapere lei cosa ne pensa, insomma, voglio dire, in virtù di questo attacco gratuito. Su due paginoni interi sulla Prealpina, domenica e oggi, Sì. domenica e oggi, e tra l'altro abbastanza favorevoli il primo, perché ha intervistato gente comune che ha dato tutti una solidarietà pazzesca, e io ho spiegato ieri come mai il perché, del perché. E oggi sulla Prealpina è comparso con qualche inesattezza però un articolo dal titolo. Possiamo dire che è l'ennesima dimostrazione che qui la storia si fa solo per legge e non per ricerca? Certo, no, anche perché eccolo qua. In prima pagina, su cinque colonne, Sì. io ho spiegato. Cioè, c'è il titolo: L'Olocausto è un'invenzione dei media. Sì. Ecco, e c'è la pagina interna, tutto sommato benevolo, dal titolo, virgolette, vittima di un gioco più grande di me. La colloca con Gian Antonio Vale, il medico di base che nega l'Olocausto, no? Ecco, per tirarmi dentro in questo, hanno inventato che io, in sala d'attesa dei Sì. pazienti o nel mio studio, avessi il busto di Mussolini e opere contro gli ebrei. Ecco, qui c'è sulla Prealpina di oggi il presidente della comunità montana, Sì. ritengo pretenzioso associare la professionalità all'ideologia. Non voglio difendere le posizioni di Valli. Non mi ritrovo affatto nelle sue idee. Vorrei rivendicare la libertà di espressione troppo spesso. La professionalità viene messa in secondo piano rispetto alle idee politiche. Vorrei quindi manifestare la massima stima ad un medico che ha sempre dimostrato professionalità e umanità. Noi ci associamo naturalmente al sostegno e a quello che ha scritto Mario Consoli in difesa, ma che non c'è niente da difendere. Qui si tratta solo che bisogna veramente crederci a quest'articolo della Costituzione che dice che si possono avere libere opinioni, se no veramente viviamo in un mondo in cui la verità si fa solo per legge. Insomma, un suo parere su tutta questa storia. Io ho detto chiaramente che io sono una piccola pedina in un gioco più grande, perché l'invenzione che io avessi, tra l'altro con scarso buon gusto, un busto di Mussolini che non ho mai avuto, tra l'altro, in sala d'attesa o nel mio studio ambulatoriale, e pubblicazioni corrispondenti, serve solo a creare un cosiddetto pericolo antisemita per il varo di una legge repressiva. Certo, Ho detto chiaramente questo. ma probabilmente. I miei pazienti che sono stati intervistati anche domenica dalla giornalista, sabato dalla giornalista, del tutto autonomamente hanno rigettato questa tesi. Ecco, io nello studio ho un teschio di plastica dimostrativo di come è fatto il cranio e il cervello, ma non penso che si possa confondere con un busto di Mussolini. Certamente, ma perché secondo lei Repubblica ha trovato l'esigenza di scrivere quest'articolo? Innanzitutto il signor Berizzi Paolo fa parte dell'osservatorio sull'antisemitismo
antisemitismo, primo. E sicuramente ho dato già la risposta. L'obiettivo è creare un allarme, che associandomi tra l'altro come se ci fosse un'organizzazione organica con Holo Dogma e Tule Italia, per chiudere i siti antipatici e, secondo, predisporre il varo di una legge antirevisionista. Ho capito, ho capito. Che limiti la libertà di parola, ma il primo è chiudere Holo Dogma. Certo, e loro stanno praticamente andando avanti, non si accetta uno studio, una ricerca in questo senso. Ma Ma assolutamente. la paura qual è secondo lei? Perché non si accettano ricercatori indipendenti in questo senso? Se non mi ricordo male, poi tra l'altro lei ha scritto dei libri, voglio dire, con delle biografie che da sole sono una intera biblioteca, quindi neanche Ma a. a me hanno detto che è una biblioteca di libri antisemiti. Se si può definire 2000 libri circa, scritti da autori ebrei da cui ho tratto antisemiti, vabbè, vuol dire che gli ebrei sono antisemiti. No, vabbè, ma è chiaro che quell'articolo era un miscuglio di invenzioni, direi quasi, no? Per buttare fango sulla sua persona. Insomma, Certo, questo. ma la mia persona è relativa, ripeto, io sono una pedina in cui il gioco è più ampio, il gioco è chiudere le voci dissidenti come stanno facendo già da mesi, stanno facendo, che hanno chiuso siti all'insaputa di tutti, stanno sabotando la libera circolazione su internet. Certo. Prospettano il varo di una legge, ripeto, che è fallita già 3 volte. Ho capito. E niente, cosa ci possiamo augurare? Cosa possiamo fare secondo lei, dottor Valli? Possiamo augurare che ci si crei un movimento di opinione e che la gente capisca veramente che si tratta della libertà di pensiero, che non è possibile che un solo argomento storico su 1 miliardo di argomenti possa essere, sì, su un solo argomento storico, cioè, possa essere vietata la discussione. Certo, no, ma tra Se l'altro. fosse così semplice la versione canonica, così assodata, basterebbe fare una discussione di 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, uno presenta le prove, se fossero così fasulle, diciamo, i revisionisti verrebbero sputtanati per sempre di fronte a miliardi di persone. Quindi si vuole evitare che si arrivi alla prova documentale. Tra l'altro, se non mi ricordo male, quando ci fu il processo di Norimberga, si crearono delle regole del processo ad hoc. Le risulta questo? Ma stiamo scherzando, è stato testimoniato da Jackson in persona, il procuratore, che questo tribunale è la continuazione della guerra che è testé finita. Detto questo, un tribunale che implica giudici, pubblica accusa, che fa tacere la difesa e che ha ingannato il mondo col termine di tribunale e che ha costruito norme ad hoc, che non può essere messo in discussione come in Francia, è semplicemente uno scandalo per ogni mente pensante. Ma spieghiamo questa cosa. Lei prima la stava accennando, che le prove sono di 3 livelli, no? E la prova testimoniale Prova fattuale del fatto, è poi. vale a dire il cadavere, la camera EAS, tutto ciò che concerne la materialità.
documentali, il documento che spedisce, che invia, che qui, che lì, e testimoniali che sappiamo tutti che nel corso di una rapina uno dice che il rapinatore aveva il cappello giallo, l'altro rosso e che uno era un uomo e l'altro era una donna. Ecco, e quindi se non mi ricordo male, quando ci fu questo processo, invece le prove testimoniali passarono subito di primo livello, mi ricordo male, ho studiato male. Ma le prove documentali furono falsificate in grandissima parte. In grandissima parte, non dimentichiamo che persone che sapevano il tedesco erano ebrei tedeschi emigrati e all'incirca ce n'erano, adesso non ricordo bene le cifre ma sono citate nei miei libri, 3.000, quasi tutti ebrei, di traduttori, interpreti e personale del genere. No, ma poi la cosa che mi rimane sconvolgente è che studiosi indipendenti, di cui lei è uno, insomma, ma ce ne abbiamo altri, ci abbiamo Graf, ci abbiamo Ferguson, ci abbiamo Mattonio. Mattonio, il primo è sicuramente Mattonio. Voglio dire, tutti in maniera indipendente, senza quasi conoscersi, o almeno all'inizio senza quasi conoscersi, tutti arrivano più o meno alle stesse conclusioni. E allora c'è qualcosa che non torna in tutto questo, insomma. Ma io dico che Jürgen Graf, che conosce 13-14 lingue e che si trova in esilio in Russia dopo una vergognosissima condanna a un anno ai rotti per avere pubblicato 3 libri nella cosiddetta libera Svizzera, Jürgen Graf, ripeto, che conosce 13-14 lingue, compreso il polacco e il russo, e Carlo Mattonio hanno scoperto un'ottantina di migliaia di documenti tenuti segreti finora e liberati, senza contare quelli distrutti ovviamente. Certo. Ecco. Ormai ci sono migliaia di articoli e centinaia di libri su questo. Certo, è difficile, ripeto, quando la storia ufficiale purtroppo in ogni senso, sia quella scolastica e diciamo cattedratica, sia quella di divulgazione attraverso film e programmi televisivi, impone una certa verità storica. Certo, è difficile in questo muro, possiamo chiamarlo, no? Muro culturale, aprire un varco per un confronto con le prove a questo punto documentali, almeno quelle che sono rimaste. Certo, ma io adesso direi, non vorrei prolungare la conversazione che rischia di andare su argomenti tecnici per i quali ci vorrebbe pacatezza e tempo. Io ricordo solo che nel 91 il signor Jan Kagedan, direttore a Toronto di uno dei massimi centri dell'ebraismo, ha detto testualmente: l'olocausto è il pilastro del nuovo ordine mondiale, quindi ci sono in gioco considerazioni che vanno al di là della storia e del passato e della sofferenza pur reale di centinaia di migliaia e milioni di esseri umani, certo, anche ebrei. Ricordo solo questo e mi sembra che debba essere scolpita in tutti i cervelli. Certo, allora ripeto, noi al di là di essere coinvolti o meno nel suo pensiero, perché ricordiamoci sempre che possiamo essere contrari quanto si vuole al suo pensiero, ma ci batteremo fino alla morte affinché uno lo possa esprimere. Un grande pensatore disse così, quindi noi, sotto il profilo della libertà di pensiero, sotto il profilo della libertà umana, non possiamo che rinnovare il nostro abbraccio e la nostra solidarietà. La ringrazio e invito tutti a ricercare non a sostenere me indiscriminatamente o i revisionisti, ma a ricercare la verità.
che è una cosa sempre più difficile. No, ma ripeto, noi siamo qui proprio perché ognuno possa esprimere la sua opinione e perché ognuno possa ricercare la verità, non certo quella imposta per legge senza discussione. Quindi grazie della disponibilità, speriamo di sentirci presto e alla prossima, va bene? Un'ultima cosa, se Prego. posso permettermi. Come no, Il giornalista di Repubblica ha iniziato citando Ippocrate e ha finito citando Ippocrate. sì. Io ho sempre osservato il giuramento di Ippocrate nei riguardi di ogni sofferenza, di qualsiasi razza, colore e ideologia fosse, perché ho osservato il giuramento. A me non risulta che esistano giuramenti da parte di giornalisti di considerare la verità e di operare in onestà intellettuale, ecco. E Bellissimo. vorrei sottolineare che fosse sottolineato. Ma io aggiungerei anche una cosa ancora più sottile, che forse lei con questo suo lavoro sta proprio lavorando per il giuramento di Ippocrate. Io la ringrazio. Buona giornata e grazie ancora. Grazie.